Bentrovati, pace e bene a voi. Anche oggi, 28 gennaio, ricordiamo San Tommaso d'Aquino. Ascoltiamo la sua storia. Tommaso nacque intorno al 1225 nel castello di Roccasecca, Frosinone, dal padre Landolfo di origine longobarda e dalla madre Teodora, napoletana di origine normanna e sposa in seconde nozze di Landolfo. A 5 anni venne mandato come oblato nell'abbazia di Montecassino affinché avesse una buona preparazione anche per il sacerdozio. A 14 anni lascia l'abbazia per l'occupazione dell'armata di Federico II, che all'epoca era in contrasto col Papa Gregorio IX. L'abate lo raccomanda ai genitori affinché lo facessero continuare negli studi presso l'Università di Napoli. A Napoli si imbatté in alcuni scritti di Aristotele proibiti nelle facoltà ecclesiastiche e Tommaso si rese subito conto del loro grande valore. Nel convento di San Domenico conobbe i frati predicatori, rimanendo affascinato dal loro stile di vita e dalla loro predicazione. A 20 anni decise di entrare nell'ordine domenicano e i superiori, intuendo il suo talento, decisero di fargli continuare gli studi a Parigi. La sua castità divenne proverbiale, tanto da meritare il titolo di dottore angelico. I suoi studi continuarono a Colonia, come discepolo di Sant'Alberto Magno. Poco più che ventenne fu ordinato sacerdote. A 27 anni insegnò a Parigi mentre si preparava al dottorato in teologia. L'insegnamento di Tommaso era innovativo. Per poter arrivare alla conclusione, traduceva la teoria in esempi pratici, rimanendo fedele alla dottrina della Chiesa. A Parigi intanto iniziò a scrivere il trattato teologico Summa contra Gentiles. Nel 1259 ritornò in Italia dove continuò a predicare e ad insegnare. Da Papa Urbano IV riceverà l'incarico di scrivere la messa e l'ufficio divino per la festa del Corpus Domini, istituita l'8 settembre del 1264 a seguito del miracolo eucaristico avvenuto tra le mani del sacerdote Boema Pietro da Praga, il quale aveva dubbi sulla mutazione del pane e del vino in corpo e sangue di Cristo. In questi anni Tommaso compose numerosi canti sacri e liturgici. Nel 1265 venne trasferito a Roma per dirigere lo Studium Generale dell'Ordine Domenicano. Per gli studenti organizzava corsi di teologia. Nel tempo però si accorse che non tutti gli studenti potevano affrontare un corso teologico così impegnativo. Si dedicò quindi alla stesura della Summa Theologiae, in cui presentava in maniera più semplice i principi della fede cristiana. Tommaso d'Aquino però, a causa dei suoi continui trasferimenti, non riusciva a fare una vita comunitaria. I suoi superiori quindi pensarono di affiancargli un altro monaco, fra Reginaldo da Piperno, che potesse essere presente per ogni sua necessità. Tommaso si confessava da lui, celebrava la messa e poi gliela serviva. La mattinata proseguiva con le lezioni agli studenti e gli studi personali, anche notturni, che terminava poco prima della sveglia all'alba, per non farsene accorgere dai confratelli. Il 6 dicembre del 1273 a Tommaso accadde qualcosa di strano. D'un tratto la sua vita cambiò. Non volle più scrivere nemmeno sotto insistenza del padre Reginaldo. Riusciva solo a pregare e a svolgere le attività più semplici. Secondo alcuni biografi, questa trasformazione era stata preceduta da un colloquio con il Signore. Celebrava la messa ogni giorno ed era così intensa la sua partecipazione che un giorno a Salerno fu visto levitare da terra. Le sue condizioni di salute diventavano sempre più precarie. Il Papa Gregorio IX lo invitò a partecipare al Concilio di Lione. Lui obbedì, ma durante il viaggio dovette fermarsi, ammalato per 3 mesi, nell'abbazia di Fossanova. 3 giorni prima della sua morte volle ricevere i sacramenti. Morì a soli 49 anni. Aveva scritto più di 40 volumi.
L'ordine domenicano si impegnò a difendere il loro maestro dagli attacchi dei teologi del tempo contro alcune tesi di Tommaso completamente innovatrici e nel 1278 dichiarò il tomismo dottrina ufficiale dell'ordine. Papa Giovanni XXII ad Avignone lo proclamò santo il 18 luglio del 1323. Fratelli e sorelle, San Tommaso è veramente un uomo che sbalordisce. Sbalordisce per il suo talento, per la sua intelligenza, per la sua produzione letteraria. Ha scritto tanto, tanto, tantissimo in un'indagine profonda fatta di preghiera, soprattutto, e di ragionamento sulle verità della fede, verità che hanno quasi plasmato completamente il nostro catechismo, ossia l'insegnamento che noi abbiamo della nostra fede. E vi assicuro, una volta sono entrato nella biblioteca quando facevo il noviziato e sistemavamo i vari libri. Arrivando a San Tommaso era veramente incredibile quanto spazio occupasse nella libreria il suo materiale, quanto ha scritto, quanto ha prodotto. È tutto incredibilmente di qualità, non c'è una pagina che dica una sciocchezza o qualcosa di non profondo. Ebbene, però, a un certo momento della sua vita, San Tommaso ha uno stop, qualcosa che non è il blocco dello scrittore, ossia quel panico che viene agli scrittori, quel momento di grande sofferenza quando non riescono a scrivere più. Proprio dopo una celebrazione eucaristica, proprio lui che tanto aveva dedicato al ragionamento, all'indagine intellettuale, all'insegnamento sulle verità di fede, decide di mettere un punto, come abbiamo ascoltato, a questa sua attività. E sarà proprio Reginaldo, un confratello che gli era stato affiancato, che dice: siccome questo Reginaldo insisteva affinché riprendesse, non posso riprendere, perché tutto quello che ho scritto è come paglia per me, in confronto a ciò che ora mi è stato rivelato. E aggiunge: l'unica cosa che ora desidero è che Dio, dopo aver posto fine alla mia opera di scrittore, possa presto porre termine anche alla mia vita. Difficile interpretare e arrivare a capire che cosa possa aver vissuto San Tommaso, però una piccola provocazione si può insinuare, e magari relativa all'affanno che magari noi abbiamo quando vogliamo capire Dio. Ecco, San Tommaso ha fatto passi da gigante in questa direzione, in questo fronte, ma arriva con un'immensa umiltà a capire e a rendersi conto che era poco rispetto alla grandezza di Dio. E se lui, con il suo grande genio, è arrivato in questo momento della sua vita a considerare: basta, adesso dedichiamoci a un altro modo di conoscere Dio, a maggior ragione esso lo indica a noi. E con Padre Pio noi facciamo anche questa riflessione. Diceva Padre Pio: si cerca Dio nei libri, si trova nella preghiera. Se oggi non si crede più, si deve alla mancanza di preghiera. Dio non si trova nei libri, ma nell'orazione. Più si prega, più aumenta la fede e si trova Dio. Voi figlioli, non tralasciate mai la preghiera. Pregate spesso durante la giornata. Fate anche un po' di meditazione. Troverete e vedrete Dio. E proprio questa preghiera vogliamo rivolgere a San Tommaso, che ci doni un po' del suo carisma nel ricercare Dio con la scienza e con la bellezza del ragionamento, ma anche la sua grande umiltà di sapersi inginocchiare al cospetto di Dio e dire: tu sei un mistero incredibilmente più grande di tutti noi e di quello che io posso capire. San Tommaso prega per noi.